piccolo miglio. Per questo miglio la fiera è stata affidata a delle persone che stimo e con cui ho anche un rapporto di amicizia personale, che conosco per le loro capacità, quindi credo di lasciare la fiera non in buone mani ma in ottime mani, e sono confidente che il lavoro fatto verrà portato a termine in maniera proficua, recuperando un bene a cui i baresi sono molto legati e secondo me valorizzando un volano di sviluppo fino adesso un po' negletto della nostra regione. Il tipo di privato lo decide la norma, è un privato che deve gestire le attività fieristiche, rimane all'ente la gestione del patrimonio immobiliare, che è un patrimonio molto prezioso, che dà lustro a questa città. L'auspicio è che il processo di valorizzazione delle attività fieristiche possa contribuire allo sviluppo economico del comune di Bari. La presidenza del professor Paco Di Diffi ha varato una serie di iniziative che adesso noi ovviamente valuteremo, abbiamo appena preso conoscenza e la fiera certamente avrà un forte rilancio su questo piano. Ma a parte questo, voglio dire, credo che Bari non abbia mai dimenticato il valore e il senso della fiera, sia in termini di sviluppo economico, sia anche in termini culturali e sociali. La nostra mission, la nostra piccola mission, è quella di completare questo processo e di lanciare la fiera in una visione, no, anche, diciamo, più larga di quella che l'ha un po' condizionata.